Oggi parliamo di vertigini, un disturbo dell'equilibrio che condiziona gravemente la vita sociale dei pazienti. Le vertigini rappresentano un disturbo molto frequente tra le cause principali che costringono a rivolgersi con urgenza al proprio medico curante. Parliamo di una patologia importante sia per la sintomatologia estremamente grave che tante volte la caratterizza, sia perché è una patologia che, qualora non diagnosticata e curata in maniera adeguata, possono residuare degli esiti invalidanti nel paziente. È una patologia complessa perché è complessa il sistema equilibrio, che come sappiamo è composto da più strutture, in primis il sistema nervoso centrale, seguono tutta una serie di strutture recettoriali periferiche come il sistema vestibolare, il sistema visivo, il sistema esteroproprioccettivo. Pertanto questa eterogeneità di strutture richiama in causa più figure specialistiche, dal neurologo all'otorino, all'oculista, al fisiatra. Pertanto è sempre molto importante effettuare una buona diagnostica, un buon inquadramento nei pazienti per poter permettere di fare una terapia adeguata, altrimenti si finisce con l'utilizzare semplicemente farmaci ad attività sintomatica, ritardando anche quella che è la diagnosi e la completa risoluzione della patologia. Gli aspetti salienti delle malattie in causa e le procedure diagnostiche e terapeutiche oggi a disposizione sono stati evidenziati nel corso del convegno medico Otomurgia promosso dall'ospedale Perinei di Altamura. Ed è tutto, grazie per averci seguito. Arrivederci.